cara gente che la vita mi ha dato come amici. Se volete un po' di gioia ed essere felici, dovete capire bene chi sono i cattivi e chi sono i buoni. I buoni sono quelli che, giovani o vecchiarelli, per la loro anima buona sono sempre belli. Difficilmente sono ricchi e difficilmente sono tirchi. Anzi, a dire il vero, anche se sono poveri, hanno un cuore grande e pieno di tesori. Ti parlano, ti aiutano, ti abbracciano con affetto. Ed anche se il tuo corpo ha qualche difetto, ti tirano sempre su e ti amano di più. Sono generosi, sinceri e affettuosi, mentre chi è cattivo è perfido e geloso. I cattivi sono avari, hanno il sangue amaro, gli piace giudicare, offendere e malignare. Se gli dai la tua fiducia, si scatena la ferocia. Entrano in famiglia, fingono con la moglie, parlano con i figli e ti distruggono la famiglia. Invidia, astio e gelosia, per loro è poesia. Stanno bene solo se riescono a farti male. Spesso si confondono coi parenti e con gli amici. Si mostrano gentili, altruisti e positivi, ma dentro sono serpi e gente assai cattiva. Ti riempiono la testa di cose molto giuste, ti raccontano esperienze che portano speranze, ma sono falsi, acidi e bugiardi, trasmettono dolori, dispiaceri e malumore. Spesso li puoi trovare per strada e sul lavoro, ma questi escrementi li trovi anche tra i parenti. Impara a distinguere il falso dal vero, impara a riconoscere la cattiveria e l'amore. La pace, la gioia e la serenità sono legate alla personalità. Ci sono persone che appena li vedi ti senti triste ed altre che con poco ti senti in festa. Guardatevi bene dai lupi cattivi. Spesso si vestono da pecore ma sono distruttivi. Cacciateli via dalla vostra vita. Aprite le braccia ai buoni e vogliatevi bene.